Sono andato a Pontida perché per me sono giorni di lutto, nel vero senso della parola. L'amico e vicino di amministrazione lasciato solo, beffato dal voto in consiglio e la nuova decisione della Corte d'Appello che sancisce l'esclusione del leghista sindaco di Cittadella, Giuseppe Pan. E così il collega Miatello ne fa un caso personale. Chi deve muoversi dovrebbe averlo già fatto all'indomani e non aspettare giorni e giorni, voglio dire, e prendere delle posizioni anche risolute e determinate. Invece mi sembra di vedere un po' chi c'è, chi non c'è, s'arrangi, insomma. Nessuno si è mosso. L'accusa ai vertici della Lega che non si sarebbero prodigati nella difesa di un soldato fedele. Miatello si sfoga, ma non intende lasciare il partito. Gli amici sono amici anche quando le cose vanno male. E qualcuno della Lega dovrebbe ricordarsi questo. 5.200 preferenze per Pan, altre 2.000 non assegnate per errori. E allora c'è poco da ridere, dice Miatello. Tanti colonnelli, pochi soldati, ha scritto sulla pagina Facebook di Roberto Marcato, commento poi sparito, forse rimosso dalle ruspe antidissenso nel giorno di festa per il popolo del Carroccio. Ho visto la foto di Marcato, di Boron, di Bitonci, tutti sorridenti, ho detto c'è poco da festeggiare, scusa, ma io, siccome sono un istintivo e anche uno che dice sempre quello che pensa, purtroppo io non ho mai fatto carriera politica proprio per questo, perché io non mi chiamo Yes Man, capito? Off the record, il sindaco furioso chiude addirittura con ora mi butteranno fuori della Lega, ma chi se ne frega.